Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel secondo video di come iniziare a programmare. Allora, questo video l'avevo già registrato ma è venuto uno schifo, quindi forse è meglio rifarlo. In più vi devo dire un paio di cose. Sono riuscito ad aggiungere il marchio, non perché non ci riuscivo, ma perché quando ho registrato il primo video, l'ho registrato prima dell'ultimo video. Dei bot di Telegram, quindi lì non c'era ancora il marchio, non avevo ancora quell'idea. E in più scusate per la qualità dello scorso video che quasi non si leggeva nulla, avevo provato a mettere la qualità un pochino più bassa per sbrigarmi un po' di più, dato che i programmi di editing appesantiscono più del doppio i video editati, non ho idea del perché. E sì, questo video ovviamente lo metterò in qualità media come è sempre stato e sarà leggibile. E in più, se avete bisogno del file del bot, del tutorial dei bot di Telegram, lo trovate nella descrizione. Basta leggere mostra altro, cioè basta cliccare mostra altro se riesco a parlare. Nella descrizione dell'ultimo, circa del sesto video dei tutorial dei bot di Telegram. Allora, iniziamo con lo spiegare l'eco off, che nello scorso precedente episodio, perché ho detto scorso precedente, non lo so, che nel precedente episodio non ho spiegato. Allora, avevamo visto qua sul CMD eco slash punto interrogativo, digita eco senza parametri per visualizzare l'impostazione a corrente, eco on off, attiva disattiva la ripetizione dei comandi. Cos'è la ripetizione dei comandi? Adesso proviamo a non mettere l'eco off, ovviamente sta roba qui non la guardate, non ci serve, facciamo finta che sia vuoto, che ci sia solamente questo, salviamo e apriamo. Eccoci qua, questa è la ripetizione dei comandi, ovvero ci dice ogni singolo comando che viene eseguito, quindi l'input di TG, della variabile TG, come abbiamo visto nello scorso episodio, e poi stampa la variabile TG, e poi pause null. Se ci mettiamo un bel echo off, senza la chiocciola, ci uscirà sta roba qui, echo off, e poi è finito. Adesso stiamo al comando set slash p, non so parlare, e continua così con la ripetizione dei comandi disattivato. Ovviamente questa chiocciola dell'echo off si può riassumere, anzi riassume il comando cls, che sarebbe per clear screen. Oddio, non dovrei fare sto video, non so parlare. Quindi, mettendo la chiocciola, mettendo il CLS, è la stessa identica roba. Infatti, se proviamo a mettere un CLS qui, quindi inseriamo il nostro nome, ecco qui, come avete potuto vedere, il nome che è apparso qui non è il nome che avevamo scritto, ma il nome che ci ha dato in output. Se proviamo a mettere qua 5, 56, vabbè, ecco, ci scriviamo una roba a caso, ci esce il 56. Non so parlare, perché non so parlare? Bene, abbiamo spiegato sto echo off, sta roba qui non ci serve più, almeno non serve più a me. Possiamo rimettere che c'è echo off e partiamo con le condizioni, ovvero l'if, il se. Facciamo un esempio, riceviamo in input l'età dell'utente, quindi già mettiamo set slash p age uguale, inserisci la tua età. Ecco qui,
Ricordatevi, non mettetela a 180 se no non ve lo legge. E a questo punto vogliamo fare che se l'età è maggiore di 18, diciamo che è maggiorenne, invece se è minore, gli diciamo che è minorenne. Allora, che cosa dobbiamo utilizzare? Il comando if, che tradotto in italiano è se. Quindi if age, quindi se l'età, se il valore di età, lec, anzi, jack, 18, ecco, 6 maggiorenne. If age less 18, ecco, 6 minorenne. Allora, che cosa sono questi jack e less? Sono due operatori di confronto. Gli operatori di confronto vengono sempre abbinati agli if e stanno a dire, per esempio, uguale, oppure diverso, oppure maggiore, minore, eccetera. Adesso li andiamo a vedere. Prima di tutto, anzi no, prima di tutto niente, ne parliamo dopo. Per vedere questi operatori di confronto, che in questo modo si trovano solamente nel linguaggio Bash, if slash punto di domanda sul CMD, come sempre. Clicchiamo un paio di volte ed ecco qua tutti gli operatori di confronto. C'è EQ, che serve per uguale, quindi se facciamo if age EQ18, significa se l'età è uguale a 18, allora scrivi 6 maggiorenne. Adesso ci mettiamo il jack, che poi spieghiamo. Poi nec sta per diverso, less sta per minore di, questo qui, lec sta per minore o uguale a, gtr maggiore di e jack maggiore o uguale a. Ecco qua, jack. Quindi se l'età è maggiore o uguale a 18, stampa 6 maggiorenne. Altrimenti, se l'età è minore di 18, stampa 6 minorenne. Quindi se è tutto ok, inserisci la tua età, 18, 6 maggiorenne. Se proviamo ad inserirne una maggiore, sempre 6 maggiorenne. E se ce ne inseriamo una minore, 6 minorenne. Perfetto. Tutto perfetto, diciamo. Allora, esiste anche un parametro, c'è cioè un operatore di confronto per le stringhe. Per esempio qua, name inserisci il tuo nome. Utilizzeremo if percentuale name percentuale uguale a Jacopo, non lo so, di nome a caso. Ecco, ciao, bentornato a caso. Ecco, ciao, bentornato. Quindi, se la variabile nome è uguale a Jacopo, cosa ho detto? Jacopo, allora scrivi ciao, bentornato. E perché questo uguale uguale? Con le stringhe si può utilizzare anche uguale uguale, ma anche con i numeri, eccetera. Sì, esiste l'uguale uguale. Anzi, non solo, infatti non solo per le stringhe, stavo dicendo. Quindi, se proviamo, ops, e se tutto va bene, se scriviamo Jacopo, non ci stampa nulla. Non ho idea del perché. Forse non funziona in realtà con. Ah, infatti non funziona con le stringhe. Forse con le stringhe bisogna metterci il parametro slash i. Vabbè, non ci interessa. Infatti queste robe approfondite le vedremo in altri tutorial, sempre di questa miniserie. E praticamente, perché si utilizza l'uguale uguale e non l'uguale?
C'è una differenza tra operatore di confronto e quello che si può chiamare, ma non è tanto vero, operatore aritmetico, dato che l'uguale in informatica, in programmazione, indica l'assegnazione di un valore ad una variabile o una costante o qualsiasi altra cosa. Invece l'uguale è un confronto tra la variabile e un'altra variabile con un valore e viceversa. Però non vi ho spiegato che cos'è una costante, giusto? Mi ero scordato un nome. Allora, una costante significa che rimane a differenza della variabile. Adesso non so perché ho messo la freccina, ci volevo mettere il diverso. Questo è un operatore di confronto che segna che è diverso, cioè alla fine variabile e costante non sono tanto diversi, dato che in Java alla fine la costante è una variabile con il modificatore di accesso final, però una costante al posto della variabile, diversamente dalla variabile, ha un valore fisso che non può mai cambiare. Per esempio, facciamo finta che sto comando, ovviamente non è vero, ma facciamo finta che sto comando crei una costante. Costante gg è uguale a 35, 34, vabbè. Se proviamo poi a fare set gg uguale 23, questa roba non la potremmo fare. Perché la costante gg ha preso il valore di 34 e non lo può più cambiare. Invece, se settiamo una costante, una variabile con valore 34, potremmo sempre cambiarlo. In questo caso, dato che siamo in batch, potremmo anche metterci una stringa o di queste cose. Vabbè, ne parleremo poi. Quindi, volevo solamente dirvi una cosa e poi vi lascio alla vostra vita quotidiana. Vi ricordate ieri che abbiamo fatto set slash, anzi senza slash, tg uguale a 5 staccato e poi eco tg e ci usciva eco disattivato, ecco. Perché ci esce eco disattivato? Perché qua c'è un errore e gli errori vengono ignorati dal batch di solito, anzi, quando c'è un errore viene sempre continuato lo script. Quindi questa stringa di comando viene completamente ignorata, come se non esistesse. Anzi, ce la mettiamo tra commento, poi vedremo a cosa serve. Basta scriverci rem e poi una qualsiasi stringa che possa essere, non so, ciao o qualsiasi altra cosa. E quindi questo TG non aveva nessun valore, non era 0, proprio non c'aveva nessun valore. Quindi eco TG è per il programma come scrivere solamente eco. Quindi eco da solo, come abbiamo visto qua sul CMD, digita eco da solo senza parametri per visualizzare l'impostazione corrente. In questo caso l'eco era disattivato. Se l'avessimo attivato ci sarebbe stato eco attivato, ecco, per esempio. Quindi se adesso torniamo, eccoci qua, eco disattivato. A cosa serve questo rem? Allora, i commenti sono utilissimi, utilissimi, dico, per la programmazione. Alla fine non fanno niente di che, ma possono essere utili se volete postare il vostro script da qualche parte. Io i commenti, per esempio, li ho messi anche in una delle prime stringhe di comando del file PHP che vi ho lasciato in descrizione nel tutorial dei bot di Telegram. Che cosa sono i commenti? Sono delle linee di testo ignorate completamente dal sistema. Quindi quando il sistema vede questo rem, o più specificatamente solo il batch vede questo rem, sa
salta direttamente il comando perché non c'è nulla da fare. Anzi, quello da fare proprio, la cosa da fare è proprio ignorare questo comando. Quindi ci possiamo scrivere qualsiasi cosa e il programma la ignorerà completamente. C'è una differenza, per esempio, se scriviamo eco ciao e rem ciao. La prima, cioè, se ci fosse scritto eco ciao, avrebbe scritto due volte ciao. Parlo troppo. Ma c'è scritto solamente ciao e basta, perché questo è un commento, quindi completamente ignorato. Diciamo che dalla prospettiva del programma, se ci mettiamo un rem ciao, ecco quello che gli esce, questo qui. Quindi conta solamente questo, e ovviamente questi due. Bene, vi ho spiegato i commenti e spero che abbiate capito. Sono andato un po' spedito, non so quanto sia durato questo video, adesso controllo. E quindi dico che ci possiamo vedere alla prossima.